Ciao a tutti. Allora, ragazzi, facciamo un po' il punto sull'argomento peste suina, perché come vi avevo un po' anticipato, stavamo lavorando ad una proposta che abbiamo poi presentato ieri sera. Facciamo un attimo il punto sulla situazione per chi non conoscesse l'argomento, visto che pubblicherò questo video anche su tutti i canali social di Un Passo dalla Vetta. Dal 13 di gennaio scorso, sostanzialmente, è in vigore un'ordinanza del Ministro della Salute e Ministro dell'Agricoltura che per 6 mesi, quindi fino al 13 luglio, vieta in 114 comuni, 78 del Piemonte, 36 in Liguria, tutta una serie di attività: l'attività venatoria, la raccolta funghi, la raccolta tartufi e in ogni caso la frequentazione dei boschi e quindi dei sentieri per tutti gli appassionati di escursionismo, di mountain bike e insomma tutti gli amanti dell'outdoor in generale. Tutto questo a causa di un focolaio di peste suina che è stato appunto rinvenuto all'interno di alcune carcasse di cinghiale situate in una zona più ristretta, diciamo, all'interno di quest'area comprendente i 114 comuni. Come avevamo già detto, abbiamo espresso subito un po' tutti il nostro disappunto, però poi abbiamo cercato di assumere un atteggiamento un po' più propositivo. Da questo punto di vista sono felice di aver collaborato appunto alla proposta che ha lanciato Checco Galanzino, che è un personaggio che molti conosceranno, soprattutto qui nella zona. Abbiamo così creato questo gruppo di lavoro che ha coinvolto tanti soggetti, tante associazioni, tante realtà dell'outdoor. All'interno di questo progetto, a titolo esemplificativo, c'è Un Passo dalla Vetta, c'è Azzalai, c'è Borbera Ambiente, c'è Enjoy the Trail, c'è l'Associazione dei Ristoratori della Val Borbera Spinti, c'è l'Unione Commercianti di Tortona, c'è Confesercenti, tutte le altre realtà di Calderola, quindi Proloco Calderola, Sci Club Calderola, Calderola Bike, più tutta una serie di altri soggetti che hanno preso parte, diciamo, a questa operazione congiunta. Che cosa diciamo noi sostanzialmente nella nostra proposta, che è quella che avrete visto ieri sera sui canali social? In linea di massima, noi mostriamo innanzitutto un profondo rispetto per quello che sta accadendo, quindi l'epidemia di peste suina africana è un qualcosa che noi riteniamo non vada in alcun modo sottovalutato, anzi, non si può ridimensionare un problema di questa portata. È un problema serio, un problema che rischia di portare gravi conseguenze sull'intero settore suinicolo, sulle esportazioni, su tutta la filiera. Quindi, insomma, siamo perfettamente consapevoli di tutto questo. Tuttavia, quello che noi non possiamo permetterci di fare è lasciare che un territorio intero, il nostro territorio, a causa di questi provvedimenti assunti, questi provvedimenti così restrittivi, venga ancora una volta condannato, diciamo, a morte, perché il nostro è un territorio che negli anni ha avuto molte difficoltà e solo ultimamente, diciamo nell'ultimo decennio, si è un po' riconvertito al turismo lento. Quello del turismo lento è un qualcosa che sta prendendo sempre più piede e il nostro territorio a questo punto possiamo dire che viva, se non esclusivamente, prevalentemente di turismo lento. Per questo motivo, per evitare di dover ricominciare di nuovo da capo, di scendere da un treno in corsa sul quale siamo faticosamente saliti, noi abbiamo voluto utilizzare un approccio di tipo propositivo e quindi non lamentarci e basta, perché in questa ipotesi è semplice lamentarsi, è la prima cosa che viene da fare. Abbiamo invece assunto un atteggiamento propositivo, abbiamo presentato una bozza di protocollo di comportamento che vorremmo impegnarci ad utilizzare noi in prima persona, le nostre associazioni, ma anche tutti coloro che lo condividono e quindi aprire ad una fruizione regolamentata dei boschi, delle attività outdoor, rispettando tutta una serie di regole che sono le regole che noi indichiamo nel protocollo. Quindi questa nostra proposta vuole essere, diciamo, un punto di partenza e la porteremo ufficialmente venerdì 28 gennaio alle 16:30 al prefetto di Alessandria, al presidente della provincia, al vicepresidente della provincia. Io farò parte di questa ristretta delegazione che andrà ad incontrare le autorità, quindi insomma.
sono felice di essere stato, come dire, scelto anche per questo compito, e sono felice di aver collaborato per quella che a mio avviso è una proposta molto intelligente, perché mira un po' a dare delle regole, a responsabilizzare tutti quelli che sono gli escursionisti, i mountain bikers e comunque gli amanti dello sport outdoor. Tutto questo perché il nostro territorio è un territorio che senza il turismo lento viene veramente a perdere tutto. Non possiamo permetterci che tutte le realtà turistico-ricettive presenti sul nostro territorio debbano riconvertirsi o in qualche modo dovere chiudere i battenti a causa di questa ordinanza, che è sicuramente giustificata ma è forse un po' troppo frettolosa, un po' troppo eccessiva. Quindi tra il bianco da una parte e il nero dall'altra, secondo noi ci possono essere tante sfumature in mezzo dove si può provare a trovare una soluzione. Vi lascio qui il link dove potete leggere il testo del protocollo e se volete potete aderire inserendo i vostri dati. Più persone aderiscono, più realtà aderiscono, più forza abbiamo nel momento in cui andremo a presentare poi uniti la nostra proposta. Quindi grazie a tutti, fate un salto a vedere il protocollo e dai, cerchiamo di portare a casa un risultato che sarebbe importantissimo. Non è semplice, ma ci proveremo. Ciao!